Sono partiti anche a Fano dal 16 gennaio gli sconti sulle collezioni invernali, anche nella città della fortuna come a Pesaro. Dopo il primo giorno di saldi in zona gialla, l'affluenza nei negozi del centro storico fanese è nuovamente diminuita, con le restrizioni apportate dalla zona arancione. La percentuale che abbiamo applicato è del 30% quasi su tutto il prodotto in questo momento. Sabato sono andati bene. Adesso dalla zona arancione c'è un pochino più di calo, vediamo poi il fine settimana, perché comunque sia, ce l'auguriamo che sia positivo. Avete applicato le promozioni a partire dal 1° dicembre? Io non l'ho nemmeno applicata la promozione, sinceramente, anche perché mi creava confusione e lo creava anche al pubblico finale. Io ho visto che c'è stata differenza tra l'ufficialità dei saldi e le promozioni prima. Siamo partiti applicando un 20% di sconto, questo all'inizio ovviamente della collezione invernale, e ad oggi con l'inizio dei saldi abbiamo applicato una scontistica che va dal 30% fino al 50% di sconto. E purtroppo ad oggi è difficile fare un bilancio di come stia andando il lavoro, perché ci sono dei giorni in cui si lavora, altri giorni meno, e siccome stiamo vivendo in una condizione di caos totale tutti, perché appunto un giorno sei arancio, un giorno sei giallo, poi ritorni rosso, questa cosa è stata sentita tantissimo ovviamente anche dai clienti finali. Capita a volte che ci chiamano per dire: ma siete aperti, ma mi posso muovere, ma cosa devo fare? E purtroppo anche con la chiusura dei ristoranti, che sono un pochino il legame, no, di tutti i settori, dall'agroalimentare al nostro mondo che è quello dell'abbigliamento e della moda, purtroppo stiamo soffrendo, perché se pensi che comunque tutti, dai ragazzi più giovani ma anche alle persone più grandi, giustamente magari dicono: ma io perché devo andare ad acquistare un capo se non posso andare a fare un pranzo, a fare una cena? Quindi la situazione purtroppo è questa, e la stiamo pagando tutti. Pensavi solo ai soldi, soldi. Nonostante la zona arancione, però, molti fanesi, seppur all'interno del proprio comune, non sembrano intenzionati a rinunciare allo shopping. Ha già approfittato dei saldi, la vedo con una busta. Certo che ho approfittato, sì, per i bambini si fa questo ed altro. Visto i momenti, mi fa anche piacere, perché poi sono cose carine, quindi il momento è quello che... Però aiutiamo anche i negozianti a far sì che tutto questo vada avanti, no? Per il bene di tutti. Ancora no. Non lo sapevo, ma no. Non sapevate che c'erano i saldi? Io non lo sapevo. Nemmeno io. Invogliano le persone a riempire i negozi, e secondo me non lo so. Boh. Io personalmente compro online, perché preferisco molto di più. Cosa avete comprato? Quali articoli? Ma ho comprato per la mia nipotina e una maglia per me. La gente approfitta per comprare, anche per uscire un po', perché se no non se ne può più, sempre in casa, visto che è una bella giornata, e quindi si fa shopping. Si fa shopping, sì. E avete già approfittato dei saldi? Non ancora, ma siamo in procinto di. Avete intenzione quindi di acquistare qualcosa? Ma perché no? Se c'è qualcosa di interessante, senz'altro, certo. Sì, adesso, questo poco fa abbiamo approfittato. Posso chiedere che cosa avete comprato? Vestiti? Vestiti? Non possiamo uscire, per cui se lo facciamo anche per così, per un po' di felicità anche per noi, e poi anche per il commercio.